nella pagina di autenticazione inserisci il codice utente e la password generata con la procedura di attivazione e clicca su Inizia la compilazione. Se hai smarrito la password, vai alla pagina di recupero password e segui le istruzioni. Ogni volta che accedi, per prima cosa, visualizzi la pagina di riepilogo. Qui trovi l'elenco delle sezioni che compongono il questionario. Accanto ad ogni sezione trovi la relativa percentuale di completamento. Quando il valore percentuale diventa verde, vuol dire che la sezione è stata completata con successo. Per iniziare a compilare il questionario o proseguire, clicca su Prosegui. Il sistema ti rimanderà automaticamente alla prima sezione tra quelle ancora da compilare. Per tutta la durata della compilazione, in alto e in basso a destra, trovi il menu di navigazione. Le opzioni sono Indietro, Avanti, Salva, Riepilogo ed Esci. L'opzione Indietro ti consente di tornare alla pagina precedente senza salvare le risposte date. Con Avanti il sistema controlla in automatico le tue risposte, evidenzia errori eventuali di compilazione, salva automaticamente i dati inseriti e ti porta alla pagina successiva. Se il sistema rileva errori di compilazione, ti consentirà di salvare i dati inseriti e passare alla pagina successiva solo dopo che li avrai corretti. Con Salva metti al sicuro in qualsiasi momento i dati che hai già inserito. Se interrompi la compilazione, puoi riprenderla quando vuoi esattamente dove l'hai lasciata. Cliccando su Riepilogo, torni alla pagina di riepilogo. Cliccando su Esci, chiudi il questionario, ma potrai riaprirlo e modificarlo fino all'invio definitivo. Una volta completate tutte le sezioni, clicca sul tasto Riepilogo. Verifica che accanto a ciascuna sezione la percentuale di completamento sia verde. Questo significa che il questionario è stato compilato correttamente in tutte le sue sezioni. Ricorda che dalla pagina di riepilogo puoi sempre accedere alle sezioni già compilate, cliccando sulla voce corrispondente per verificare ed eventualmente modificare dati già inseriti. In ogni momento è attivo il tasto Esporta in PDF. Questo pulsante ti permette di salvare il questionario in formato PDF, direttamente sul tuo computer, nello stato di compilazione corrente. Il prossimo video ti presenta la struttura e i temi del questionario.